Perché ci piace così tanto comprare cancelleria nuova? A settembre comprare penne, evidenziatori, matite, post-it, quaderni e agende nuove è una delle abitudini principali di chi ricomincia la scuola o l'università, ma anche di molte persone adulte, anche se per loro ormai il tempo della scuola è passato da un pezzo e in generale il rapporto con la scrittura per loro è diventato principalmente digitale. L'idea dietro questa abitudine è che usare una penna nuova o un quaderno immacolato simboleggiano un nuovo inizio e nuove possibilità. Secondo lo psicologo svedese Nils Ek, comprare una nuova agenda, aprire un nuovo quaderno o anche solo usare una nuova matita può dare agli adulti la stessa sensazione di mente riposata che avrebbero avuto al rientro a scuola da bambini. Rachel Taylor, esperta di neuroscienze cognitive, ha detto che il rituale di comprare un astuccio nuovo può essere terapeutico e a suo dire si spiega soprattutto con il modo in cui siamo fatti. Secondo lei, nei nostri cervelli, settembre è radicato come un periodo di transizione. Nell'antichità comportava prepararsi per i raccolti e per l'arrivo dell'inverno, mentre nell'epoca moderna indica appunto il rientro a scuola. La cancelleria nuova, insomma, può aiutare a soddisfare il nostro desiderio di ordine e contribuire a mettere in prospettiva le attività dei mesi a venire. Sia Nils Ek che Rachel Taylor osservano che un altro elemento centrale nella predilizione per la cancelleria nuova è la nostalgia. Comprare le cose che compravamo da bambini può ricordarci momenti del passato in cui non eravamo necessariamente più felici, ma molto probabilmente avevamo meno pensieri e meno responsabilità. Ci sono poi altri aspetti. La giornalista del Guardian Lucy Mangan sostiene che penne, pennarelli, quaderni e album da disegno ci stimolino a essere più creativi di quanto siamo normalmente. Scrivere o disegnare su un quaderno o su un'agenda può anche contribuire a ridurre lo stress in un contesto quotidiano in cui siamo costantemente circondati da smartphone, computer e schermi. La cancelleria nuova, insomma, può aiutare a disintossicarsi dal flusso di notifiche e informazioni che stimolano continuamente il nostro cervello. L'interesse per la cancelleria, infine, è legato anche al fatto che richiama i nostri sensi, la vista e il tatto in particolare, ma anche l'udito, dal click che fa una penna a sfera al rumore della mina di una matita che sfrega sulla carta mentre si disegna. Ne abbiamo parlato in un articolo che puoi leggere su ilpost.it, che si intitola «Perché a molti piace così tanto comprare cancelleria nuova».